Silvia Andreoli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per raccontarci del nuovo libro. Il nuovo libro di Silvia Andreoli è intitolato La tana del lupo, il cuore segreto delle fiabe, con una prefazione molto importante, quella del filosofo Sebastiano Maffettone. Il libro è pubblicato dalla editrice Luis e della University Press. E adesso, insieme con Silvia Andreoli, ricordo tra l'altro scrittrice, studiosa dell'universo della fiaba, autrice di romanzi e racconti, ideatrice di numerosi laboratori su temi di suo interesse scientifico, pubblica con La Tana del Lupo il suo primo saggio. Ecco, che cos'è che ha fatto passare Silvia Andreoli dallo scrivere romanzi, racconti e adesso dedicarsi a questo tema molto particolare su cui andremo a indagare, seppure nella brevità di questa conversazione. Come mai questo passaggio all'altra forma del narrare, ovvero al saggio? Allora, sicuramente il mondo della fiaba è un mondo per me parallelo a quello della narrativa. Infatti io dico vengo dalla narrativa e ho scritto un saggio, sempre da narratrice. Perché? Perché vivo immersa in questo universo della fiaba da sempre, che è un universo del racconto molto profondo e molto umano, ma che per qualche strana ragione, anche da persone molto colte, è poco frequentato. Addirittura siamo ogni tanto un po' sprezzanti verso il mondo della fiaba, c'è questa sensazione come di relegarlo a un mondo tutto fatine e miele, privo di problemi, un mondo irreale, un mondo per bambini. Non è vero niente di tutto questo. E quindi un po' per sfatare questo incantesimo cattivo che avvolge il mondo della fiaba è nato questo libro che in realtà è una sorta di viaggio. Un percorso in 12 fiabe, che sono 12 tappe, che raccontano un po' come in realtà il genere della fiaba sia a tutti gli effetti una sorgente narrativa molto importante per la cultura, ma anche proprio per l'esplorazione delle relazioni e dell'animo umano. Non a caso Italo Calvino nel 1956, quando mandò in stampa per Einaudi le fiabe italiane, disse: le fiabe sono vere. C'è dunque una miniera qui all'interno che permette di fare un'esperienza, che è un'esperienza della complessità delle relazioni, così come si è evoluta nei secoli, perché la prima diciamo, traccia di fiaba risale addirittura al XIII secolo a.C. con la storia dei due fratelli in Egitto. Dunque c'è veramente un mondo di competenze, di conoscenza che si è stratificato in maniera carsica e che ogni volta che lo affrontiamo leggendolo davvero e quindi non con il luogo comune, andiamo a scoprire uno specchio della nostra anima, delle nostre paure e soprattutto dell'importanza delle nostre relazioni. E quindi ho pensato che valesse la pena aprire questo bosco incantato che io tengo nella stanza ad una condivisione. E la parola condivisione a proposito delle fiabe è una parola importante, necessaria, vitale, no? È la condivisione anche di un recupero della nostra infanzia. E Sebastiano Maffettone chiude la sua prefazione parlando proprio di questo, no? Citando il racconto del piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry e dicendo anche che la fiaba si scontra con la consuetudine, con il primato stanco dell'identità. Ora, Silvia Andreoli, credo che sia importante soffermarsi su questo, no? Sulla consuetudine con la quale ci dobbiamo scontrare e con il primato definito stanco da Sebastiano Maffettone dell'identità. Perché questo è un primato stanco? E quindi necessariamente dobbiamo entrare in dialogo con la fiaba per superare questa nostra stanchezza. Vedi, Livio, io credo che si crei un grosso malinteso nella nostra crescita, e cioè la convinzione che ci sia un'area di età in cui vivi un tempo felice, che appunto viene definito quell'infanzia, quello dell'infanzia, e poi che ci sia invece la necessità di assumere su di sé un senso della realtà che è come la perdita del sogno e dell'immaginazione.
In realtà anche qui c'è un doppio fraintendimento, innanzitutto perché etichettare l'infanzia come un tempo felice è non rammentare ciò che noi attraversiamo nell'infanzia. Non a caso i protagonisti delle fiabe naturalmente vivono situazioni che sono estreme, da Hansel e Gretel a Raperonzolo ed altri, però in realtà sperimentano qualcosa che è effettivamente una condizione che il bambino nella crescita avverte nel rapporto con l'adulto, che è il terrore dell'abbandono, che è la dimensione primordiale di dipendenza dall'adulto. Ecco allora che, come hanno dimostrato oggi le neuroscienze, l'allenamento alla narrativa è un vero e proprio simulatore di esistenza. Fai la prova e dici: ma io cosa avrei fatto se fossi stato come Hansel e Gretel? E dunque da una parte serve a strappare questo velo che costringe l'infanzia ad essere felice quando talvolta i bambini non lo sono. E dall'altra c'è questa sorta di frattura, come se l'infanzia fosse un tempo che segna una sorta di perdita. Ma l'infanzia non è solo un tempo cronologico. L'infanzia in realtà è un'attitudine di sguardo. In questo tu citavi il Piccolo Principe, ma lo stesso Peter Pan, molte delle fiabe portano a questo. Stiamo attenti a non dimenticare che ciò che ci tiene legata all'esistenza è la meraviglia, quella capacità di trovare nelle pieghe del quotidiano, l'incanto che ha a che fare con lo stesso mistero per cui noi siamo sulla Terra. Cristina Campo, parlando delle fiabe, è entrata molto in profondità di questo tema. E poi chiama la fiaba il lago d'oro. Lago d'oro perché lago cuce insieme ciò che noi non conosciamo con quanta è l'esperienza che noi facciamo. Ecco che la fiaba ha la capacità di inserire un significato di relazione sull'esperienza. Allora, la possibilità che dà la fiaba è quella di entrare in contatto con gli altri, ma anche di rincollare quei pezzi di noi stessi che abbiamo separato, come se le età differenti ci imponessero di essere delle persone differenti e non un continuum che, entrando in contatto con realtà di esperienza nuova, può usare tutto ciò che ha appreso durante la propria crescita. Eh sì, durante la propria crescita, perché le fiabe poi non sono, come leggiamo in questo libro, proprio nel primo capitolo, le fiabe non sono riservate all'infanzia, le fiabe sono dappertutto e questo è importante, questo modifica il nostro sguardo e anche torno ancora sulla nostra stanca identità, no? Tirando fuori l'idea freudiana che l'uomo non è mai padrone a casa propria, quindi vuol dire che cosa? Vuol dire che questa stanca identità va cercata anche attraverso il mondo altro, tra virgolette, delle fiabe, perché per lenire le ferite c'è bisogno di fiabe. D'altra parte questo libro comincia così. Sono piena di ferite, lo ero già da bambina ed era il mio segreto. Perché? Ma io credo questo, che ci sia una forte intensità di relazione con l'esperienza che noi abbiamo, che abbiamo nella nostra osservazione, nell'essere immersi nella vita. Non è un caso che le fiabe nascano per gli adulti e che soprattutto nel Medioevo siano una sorta di antidoto alla paura, vengono raccontate nella sera quando si è al limitare dei boschi, in questa espressione meravigliosa in cui si attendevano i ritmi della semina, i ritmi della raccolta, si era distanti da casa. La ferita è parte di noi, è parte di quel continuo confronto su ciò che attendiamo e in alcuni casi le cadute, gli inciampi, gli errori. Ma la cosa importante che la fiaba porta è l'idea che l'errore non è qualcosa che devi andare a pagare, è qualcosa che ti permette di ricucire dentro di te un passaggio e andare oltre. Non solo, nella fragilità che il protagonista della fiaba avverte, che noi avvertiamo, si apre lo spazio della relazione del bisogno dell'altro. Se noi ci sentiamo invincibili e forti, ci dimentichiamo degli altri. E nel panteismo della fiaba nessuno
Irrilevante, così scriveva Laura Marchetti in un'analisi molto interessante delle fiabe dei Grimm. Quello che ti permette di riscoprire la ferita è l'attenzione a qualcosa che avresti magari disertato, a cui saresti passato oltre. Sempre Calvino, nella sua descrizione della fiaba come il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo, è una donna, soprattutto nella fase della giovinezza, dice lui, perché è il momento in cui si produce per noi la scelta e quindi il farsi di un destino. Scrive questa cosa meravigliosa che dice che c'è l'obbligo, in un certo senso, e la possibilità di liberarsi, ma liberarsi solo liberando. Non esiste nella fiaba un percorso di egoismo, esiste la necessità di fare delle tappe che coinvolgono gli altri, che coinvolge aiutare il vecchino, che coinvolge ributtare il pesce in acqua perché ti prega di farlo, e il giorno dopo scopri che la tua capanna è diventata un castello. Ecco che questa dimensione della ferita non è una dimensione che rende deboli, che rende incapaci di affrontare la realtà. In realtà consente un ascolto più profondo. Nel caso del mago di Oz, è l'esempio eclatante, Dorothy si accompagna con l'omino di latta, quindi con tutti un insieme di diciamo, personaggi in qualche senso che hanno delle deprivazioni, percezioni di deprivazione dentro di sé, e questo viaggio diventa un viaggio di iniziazione, quindi un viaggio che permette non solo di scoprire chi si è, ma anche come si vuole essere. E dunque, ecco la grande forza che la fiaba racconta. È in queste fiabe che Silvia Andreoli ci propone, in questo saggio intitolato La tana del lupo, scopriamo anche, per esempio, che il bambino non si rivolge alla fiaba per una ricreazione casuale, anzi, crede nella fiaba perché trova nella fiaba un mondo ordinato. E vedo qui una sottolineatura che vorrei condividere, Silvia Andreoli: apprendere che è già tutto dentro di sé quando si ha l'infinito del vedere, perché la mancanza a quel punto si fa bussola. E questo è profondamente inserito nel percorso carsico, quindi più dentro di noi, più intimo di noi, nella psicologia, nella psicanalisi. Perché la mancanza si deve fare bussola? Perché il suono è capace di propagarsi in uno spazio vuoto, siamo più attenti ad ascoltare. Credo che molte volte l'indicazione di principi rigidi ci costringa ad essere chi non siamo o non vogliamo essere. Penso che la dimensione della disperazione, di cui la fiaba è portatrice, da Biancaneve abbandonata nella foresta, ci mette a contatto con la possibilità di ascoltare davvero quello che in tanti casi è messo in silenzio o zittito dalla confusione delle attese sociali, delle imposizioni, di un dover essere nel corso delle cose per paura di essere sopraffatti, quando in realtà l'unica sopraffazione è quella di tradire se stessi. Allora, io sono convinta che la fiaba in questo sia uno strumento straordinario perché è sintetica, perché consente, seguendo il protagonista, senza entrare in una disamina profonda di come si sente, seguendo invece ciò che fa, è possibile capire dove arriva. Quindi ecco che il percorso del viaggio consente una profondità senza che la mente debba costantemente interrogarsi, perché quel c'era una volta diventa l'apri sesamo di un mondo altro, dove ci si affida delle regole che prima nel mondo, diciamo, consueto non sono tollerate, non sono quelle corrette. Nessuno si meraviglia che arrivi un gatto e che chieda un paio di stivali e una bisaccia. Si vuole solo sapere quale sarà il vantaggio per sé nel gatto con gli stivali. Allora, non è un caso che di fiabe si siano occupati i grandissimi. Fiabe le ha scritte Goethe, Hermann Hesse,
hanno scritto di fiabe si è occupato Nabokov, Tundini, tutti una serie di personaggi che hanno profondamente studiato la condizione umana anche all'interno della loro narrativa. Ma la fiaba diventa un mondo proprio altro, come una sorta di specchio da attraversare per poter entrare in contatto con tutta quella profondità, ma farlo in una modalità che è lieve, quella leggerezza calviniana, che è l'arrivare proprio alla sintesi di ciò che colpisce profondamente il senso di essere umani. E a quel punto siamo veramente stregati dalla fiaba. Assolutamente, io penso che più se ne leggono e più se ne vanno a vedere, sono incredibili perché hanno un condensato di veramente di intreccio, di relazioni, di percezione, una capacità di darci anche l'occasione di essere tra virgolette cattivi, perché la fiaba consente questo, è il motivo per cui non va epurata la fiaba, deve essere possibile sperimentare quel caleidoscopio della complessità umana che, se messo nell'immaginario, non ha più bisogno poi di irrompere nei gesti violenti. Lewis Carroll, se ricordo bene, viene citata in questo libro con delle parole che ripetono un po' quello che abbiamo già ascoltato da Silvia Andreoli, ma vorrei ancora entrare proprio in questo. Dov'è la vita se si sta nella carta? Dov'è il sogno? Chi scrive? Chi legge? Chi narra? Ecco, è una commistione straordinaria e non è una confusione di ruoli. È un insieme di situazioni, per citare Manganelli, è un insieme di porte che possono essere tutte chiuse, tutte aperte, perché tutto può essere aperto, tutto può essere chiuso. È questa la magia della fiaba in un libro, o se vogliamo di un libro, estendendolo a ogni libro. Assolutamente, perché in questo, in fondo, questa triangolazione continua di scambio tra chi scrive, chi legge, chi racconta, il testo stesso della fiaba, si attua quella che è proprio la comunità, lo scambio di comunità in cui non c'è qualcuno che ha un ruolo predefinito, ma c'è questa possibilità di interagire costantemente. Si arriva al cuore della relazione. Non è un caso che la fiaba, pur avendo una forte anche radice storica, quindi riportando alcune abitudini, addirittura c'è una lettura giuridica che vede la fiaba all'interno, il contratto, le varie parti delle promesse, quindi ci sono degli aspetti molto legati alla realtà, ma quello che la fiaba fa è questa sovversione pacifica, la sovversione che significa la possibilità dello scambio, che viene da una sorta di decisione profonda, che è quella di andiamo a guardare, ma abbiamo una vita meravigliosa di fronte, nel senso piena di meraviglia, piena di cose che sono incomprensibili all'animo umano e che tuttavia non possiamo rinunciare di cercare, o non saremmo umani. Ed ecco quindi che questa logica del viaggio come una partenza che permette un'evoluzione, che poi ritorna a molti dei riti di passaggio dell'antropologia di cui la fiaba espugna, in realtà ci restituisce quell'idea anche profonda del perché a un certo punto l'uomo si è associato agli altri uomini, perché la fiaba è collettiva e la fiaba va raccontata. Ci viene a riportare il bisogno che abbiamo degli altri, non un bisogno predatorio, ma un bisogno di relazione, di comprensione di ciò che inevitabilmente per alcuni aspetti resta incomprensibile. Dopo aver letto questo libro, sono andato a rivedere un altro libro, Le fiabe non raccontano favole, proprio sul desiderio dell'esperienza che il bambino, a volte insieme con l'adulto, fa. Ed è un libro scritto da Silvano Petrosino e pubblicato da Vita e Pensiero. Ma Silvia Andreoli, ma allora che fine fa Cappuccetto Rosso? Viene proprio mangiato dal lupo? Qua entriamo in uno dei miei temi preferiti, perché con tutte le fiabe che ho letto, ne amo tantissime, Cappuccetto Rosso resta la mia piccola ossessione. Quindi il grande tema è: ma alla fine se la mangia o Cappuccetto esce? Guarda, la storia è interessantissima, perché ci si può chiedere: ma com'è che compare il cacciatore
nella fiaba di Cappuccetto Rosso, perché la versione originale, quella che è poi la prima delle tappe del viaggio dentro il libro, quella di Charles Perrault del 1697, prevede che Cappuccetto Rosso resti nella pancia del libro. A un certo punto, invece, nella versione dei fratelli Grimm comparirà un cacciatore, ma il modo in cui questo cacciatore compare ha tutta una retrostoria incredibile, perché in realtà ci fu una versione di questa vita e morte di Cappuccetto Rosso di un tedesco, Tieck, che nel 1800 ne fece una versione teatrale che i fratelli Grimm conobbero e dove comparve il cacciatore. In realtà pare però che questa figura del cacciatore liberatore fosse un'allegoria che doveva schierarsi contro l'arrivo di Napoleone, che chiaramente nella Germania dei Grimm era molto osteggiato. Quindi pare che se questi due filologi così legati ai testi delle fiabe abbiano scelto la versione, diciamo, positiva, quella in cui Cappuccetto Rosso sopravvive, l'abbiano fatto sì per il lieto fine, ma anche per insomma, da un certo punto di vista per un campanilismo, quindi per una battaglia ideologica e politica contro Napoleone. Quindi vedi che alla fine Cappuccetto Rosso apre un teatro che è molto più complesso di quello che si pensa. Eh sì, molto molto più complesso, che non è altro che la complessità nella quale siamo noi. Quindi non separiamo la bambina né dal lupo né dal bosco, e inoltriamoci nel bosco, inoltriamoci insieme con Cappuccetto Rosso e le altre favole che Silvia Andreoli ci spiega, ci viviseziona proprio le favole per farcele vivere veramente in maniera molto molto particolare. Silvia Andreoli, autrice del saggio La Tana del Lupo, Il cuore segreto delle fiabe, con la prefazione del filosofo Sebastiano Maffettone. Ricordo che il libro è pubblicato da Luis, e prima di salutarci, Silvia Andreoli, qual è invece il libro che ti fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è un libro che ho appena finito, che è quello, l'ultimo uscito di Murakami Haruki, che è questa sua, in realtà è una riscrittura del 1980, appena uscito. Il titolo è La città e le sue mura incerte, e c'è un intersecarsi della fiaba anche qui all'interno. Murakami Haruki è invece la fiaba di chiusura di questo viaggio che io ho condotto nel saggio, e proprio la settimana scorsa è uscito questo suo nuovo romanzo, e devo dire che anche lì all'interno si respira una profonda atmosfera fiabesca. Quindi questo è stato il libro l'ho terminato ieri sera. Quindi adesso devo decidere in che cosa mi immergerò. Grazie davvero Silvia Andreoli e buona fiaba. Grazie a voi, grazie Livio, a presto.